Buongiorno a tutti e grazie per essere qui al nostro webinar di Ethos. Vi darò qualche informazione prima di passare la parola al dottor Renew. Abbiamo messo tutti i partecipanti in muto. Se volete fare delle domande, potete scriverle. E le chiederemo al dottor Regnum. Se sono troppe, potete mandare una email e vi risponderemo nei prossimi giorni. Ci sarà una registrazione di questo webinar e ve lo manderemo. Per chi ci guarda in versione live, abbiamo dei punti per i dentisti del UK. Contattateci se ne avete bisogno, ma solo per chi guarda in versione live. Adesso passo la parola al dottor Regnio dalla Malesia, che parlerà dei difetti parodontali con Ethos. Grazie molto, Peter. Benvenuti a tutti. Io sono dottor Regnio, sono stato un periodontista dagli ultimi 8 anni in Malesia e sono circa 3 anni che utilizzo Ethos. Quindi oggi vi farò vedere quello che ho fatto con Ethos, quello che ho imparato per trattare i difetti intraossei. Molto velocemente vi parlerò delle evidenze di questo materiale, scientifiche, e perché possiamo considerare Ethos come un'alternativa molto valida. Io spengo la mia camera, così si vede meglio, e cominciamo. I difetti infraossei parodontali sono definibili come difetti che avvengono all'interno dell'osso. Possono essere circondati da 1, 2 o 3 pareti ossee o le tre combinazioni. Purtroppo è la conseguenza di un'infiammazione al parodonto. Abbiamo diversi livelli di distruzione. La presenza di questi difetti si può vedere facilmente con una OPT e si vedono come difetti angolati nella zona interprossimale e sono associati a tasche profonde di solito. Ma non tutti questi difetti hanno bisogno di un intervento. Pensavamo prima che dovessimo intervenire subito, ma tante di queste tasche possono guarire con la terapia causale, ma certe volte bisogna comunque intervenire sulle tasche che non guariscono al primo intervento. Un caso clinico sarebbe una cosa così. Questo paziente aveva una parodontite cronica e aveva comunque 8 mm di tasca sul dente 42 distalmente. E alla endorale vediamo ancora un difetto intraosseo profondo. Quindi questo sito ha comunque bisogno di un intervento chirurgico aggiuntivo alla terapia causale. Vogliamo ripararla, quindi probabilmente facendo un lembo. E una terapia resettiva potrebbe guarire, ma ci sarebbe un'ulteriore perdita di osseo, quindi un'ulteriore recessione, quindi forse non è l'ideale. Un altro modo di trattare questa tasca è con la rigenerazione. Quindi cerchiamo proprio di rimettere il tessuto che manca. Tutto, nuovo legamento, nuovo cemento, nuovo osso. Questo non è facile per niente.
Quindi la generazione è una procedura che si basa sul fatto che noi possiamo interrompere la migrazione apicale delle cellule e vogliamo che l'osso rigeneri, che l'ospite rigeneri osso, legamento, cemento. Ci sono molte opzioni per fare questo. Le più comuni includono l'utilizzo di membrane che bloccano il passaggio delle cellule, membrane sintetiche, oppure ci sono innesti, autologhi, quelli che vengono dal paziente, eterologhi, sintetici. Questi sono materiali che possono essere utilizzati da soli o in combinazione con le membrane. E di solito funzionano meglio combinati alle membrane. In più ci sono materiali attivi biologicamente. Endogame, per esempio. Molta ricerca è stata fatta, molti studi clinici su questi materiali che funzionano molto bene. E negli ultimi anni ci sono stati fattori di crescita, tantissimo è stato fatto in termini di rigenerazione. Ci sono tante opzioni e può essere anche un po' troppe opzioni che ci confondono. Noi vogliamo scegliere il materiale che è migliore per quel difetto e per quel paziente. Specialmente se il chirurgo non ha ancora il suo materiale preferito, è difficile scegliere. Spesso ci sono dei problemi di natura etica che ci impongono di scegliere certi materiali piuttosto che altri, ma noi guardiamo comunque sempre l'evidenza. Cos'è la cosa migliore da usare? Questa è una pubblicazione molto recente, del 2000, dove gli autori hanno guardato uno studio per capire il potenziale rigenerativo di diversi materiali nei difetti ossei umani, infraossei. Hanno investigato tutti questi materiali, gli innesti autologhi, eterologi, sintetici, le barriere, quindi le membrane. E quando lo compariamo con un case report, il vantaggio degli studi istologici umani sono il fatto che puoi proprio dimostrare se si forma nuovo cemento, nuovo legamento. Quindi, a parte vedere il miglioramento clinico, quando fai uno studio istologico, puoi avere proprio una prova della vera rigenerazione che è avvenuta. Quindi questa è proprio l'evidenza più valida per capire quale materiale funziona meglio. Lo studio istologico. Questo grafico fa vedere la percentuale di rigenerazione per diversi materiali. Potete vedere che chiaramente l'innesto autologo è il migliore, è quello più in alto. Tutti sappiamo che gli innesti autologi sono i migliori. Poi abbiamo le combinazioni. Gli innesti eterologi. Alloplastici non hanno avuto questo successo. Per studi istologici, dobbiamo stare attenti comunque a come li interpretiamo questi dati, prima di decidere che materiale utilizzare. La ragione è che gli studi istologici utilizzano dei difetti infraosseo che sono molto grandi e che magari hanno molta mobilità a livello dentale.
Quindi sono magari molto al di fuori di quello che è un difetto predicibile. Quindi hanno anche un potenziale rigenerativo molto basso. Quindi non sono proprio gli studi che indicano bene cosa può fare l'innesto. Perché la potenzialità di guarigione di quel sito è già molto bassa. Quindi danno informazioni molto pertinenti a livello istologico, ma dobbiamo stare attenti al fatto che magari sono dei siti che in verità non tratteremmo e che quindi guariscono peggio. Gli innesti ossei alloplastici. Si dice sì, funzionano, ma si riassorbono troppo in fretta, non riescono a sostenere la rigenerazione ossea perché si riassorbono troppo in fretta. E tanti di questi studi sono stati fatti più di 20 anni fa, utilizzando gli innesti che c'erano in quei tempi, sintetici di quel tempo. Quindi spesso dicevano che non funzionavano bene gli innesti sintetici perché gli studi erano comunque vecchi e riguardavano studi su materiali che non i materiali che abbiamo oggi. Quindi purtroppo è andato via il segnale. Quindi Ethos è stato utilizzato ed è utilizzato oggi ed è costituito da solfato di calcio e beta fosfato tricalcico. E la risposta dei tessuti è molto favorevole. Degli studi hanno dimostrato che il solfato di calcio facilita la guarigione dei fibroblasti, comparato ad altre cellule membrane che bloccano il passaggio delle cellule. È ostoconduttivo. Il calcio solfato da solo si riassorbirebbe troppo in fretta, invece abbinato al beta fosfato tricalcico riesce a essere ostoinduttivo per il tempo che serve. Tiene insieme l'innesto e non c'è bisogno di utilizzare una membrana. Potenzialità osteoinduttive molto alti perché viene comunque sostituito da osso e ha ottime potenzialità meccaniche. Dottor Peter Ferber e il suo team hanno pubblicato tanto su Ethos. Tanti dei loro studi parlavano di innesti all'interno delle tasche oppure per aumentare gli alveoli. Si vede che più di 50% di osso viene formato nelle prime 12 settimane, con 99% di successo quando utilizzato attorno agli innesti, agli impianti immediati. Quindi grandi credenziali per un materiale sintetico. Alcune delle indicazioni per Edus includono difetti vestibolari, aumenti di rialzi di seno, difetti parodontali per implantiti,
ristorazione dopo le nucleazioni cistiche. Io ho iniziato a usare Ethos circa 3 anni fa e all'inizio lo utilizzavo attorno agli impianti, guardando il protocollo del dottor Ferben. E ho visto degli ottimi risultati predicibili e che funzionavano anche nei rialzi di seno e si formava osso anche molto in fretta. E questo è perché ho deciso di utilizzarlo anche nei difetti infraossei. Anche perché senza la necessità dell'utilizzo di una membrana era ancora più facile da usare questo materiale. Ora vi vorrei far vedere cosa ho fatto e cosa ho imparato. Questo è il primo caso. Prima c'è stata una terapia parodontale non chirurgica che ha lasciato però un 8 mm di tasca sul 42. Anche all'endorale si vedeva il difetto, che si vedeva era due pareti residue. Quindi preserviamo la papilla perché noi non progettiamo di utilizzare una membrana. Quindi un piccolo lembo al lato del dente, un lembo molto localizzato, niente sul lato linguale. A parte un pochino i tessuti interprossimali vengono un pochettino discostati. Molto importante pulire bene l'osso, pulirlo perfettamente. Questo è quello con cui rimaniamo. Proprio come diceva la lastra, abbiamo un profondo difetto a due pareti. E adesso arriva la preparazione di Ethos, che arriva in una siringa 0,5 1 cc, molto semplice da utilizzare, va idratato con una siringa con la soluzione fisiologica sterile, lo idratiamo. Vi do un piccolo consiglio: guardate il contenuto della siringa alla fine dell'idratazione, perché questo a me capita, e noto questo, una specie di separazione di materiale nella siringa. Il materiale più pesante tende a stare al fondo della siringa e sopra c'è un ethos più leggero, e questo potrebbe causare un problema, soprattutto per i difetti infraossei. Per questo io utilizzerò magari solo metà della siringa nel difetto, e quindi se io lo utilizzassi così com'è nel difetto, io avrei più solfato di calcio che qualsiasi altra cosa, e sappiamo che questo non va bene perché si riassorbe troppo in fretta. Quindi io di routine adesso lo metto proprio in un dappen tutto il materiale, lo tiro fuori tutto, lo mischio bene e poi lo utilizzo per il difetto, perché questa è una cosa importante. Guardiamo di nuovo al sito. Controllare bene il sanguinamento. Perché purtroppo il sanguinamento continua a idratare il materiale. Ma una bella cosa di Ethos è che lo puoi proprio modellare per dargli la forma. Quando ti piace la forma, lo asciughi con una garza. Le istruzioni dicono di lasciarlo asciugare per 3 minuti, ma io vi consiglio di aspettare un po' di più, da 5 a 6 minuti. Questo fa proprio indurire bene l'innesto, così non si muove più. Eccolo così come appare dopo l'indurimento. E poi chiudiamo sempre con una chiusura passiva e qualcosa lì sopra se è necessario. Dopo una settimana, guardate come sono belli i tessuti. Potete a malapena vedere dove c'era l'incisione.
E questo è quello che abbiamo al controllo dopo un anno post-operatorio, una guarigione dei tessuti incredibile. Adesso la tasca è di 3 mm, quindi è proprio guarita. Un semplicissimo protocollo che non ha bisogno nemmeno della membrana. Guardiamo la lastra, questo era il preoperatorio e si vede il difetto. Questo immediatamente post-operatorio si può avere il materiale all'interno del difetto. Dopo 2 mesi vedete che è leggermente meno radiopaco, ma questo fa parte del processo di guarigione con ETHOS. Non è che il materiale si sta riassorbendo troppo in fretta, ma la parte di solfato di calcio viene ri riassorbita. E a questo punto quello che è lasciato è lo scaffold poroso di beta fosfato tricalcico, che permette la formazione dell'osso. E questo dopo un anno. Quindi un'ottima guarigione che sembra proprio l'osso iniziale. In questo caso una donna di 47 anni, un dente posteriore, un 46, abbiamo un 6 mm di tasca mesiale, eccolo il difetto, lo vedete la lastra, ancora molto localizzato, un piccolissimo lembo, perché non abbiamo bisogno di un lembo grande, perché non avremo membrane, e qui dopo averlo pulito perfettamente, abbiamo una combinazione di due pareti apicalmente e coronalmente una parete. Ancora l'innesto idratato, messo nel difetto, data la forma giusta, lasciato asciugare e poi la chiusura passiva. Ancora una procedura molto semplice. Un materiale piuttosto facile da utilizzare, anche nelle parti posteriori della bocca, che mi rende proprio la vita più semplice, perché non devo cercare di mettere una membrana in quella piccola zona posteriore. Dopo una settimana, guardate la guarigione, i tessuti molle, e questo a 6 mesi. Guardate come sono guariti bene interprossimalmente, e c'è un 3 mm di sondaggio. Preoperatorio, immediatamente post-operatorio. Vedete l'innesto nel difetto. Un mese post-operatorio, assomiglia all'altro caso che vi ho fatto vedere, leggermente radiopaco. E adesso a 6 mesi. Potete vedere che proprio l'apparenza migliora nel tempo e continua a migliorare da 6 mesi a un anno, mentre i tessuti maturano. Quindi ancora un protocollo molto semplice da gestire. Questo è il terzo caso, non è un mio paziente. Questa volta il difetto era tutto a livello linguale del 43, 7 mm. Questa è l'immagine clinica e radiograficamente ci sembra un difetto a una parete, forse. Il difetto era tutto linguale, quindi ho deciso di non fare un lembo vestibolare. Chiaro, non è semplice lavorare nella parte linguale, ma con ETHOS possiamo aprire un lembo molto piccolo e troviamo un difetto a due pareti. Stesso protocollo, mettiamo ETHOS e la chiusura, tutta linguale, e magari un gel al di sopra. Dopo 8 settimane, questo è quello che si vede, una guarigione fantastica dei tessuti, e questo è il risultato a 6 mesi. Il sondaggio è di 4 mm.
E adesso, oltre un anno, labialmente, non c'è neanche un pochino di recessione, e 3 mm di sondaggio. Molto semplice da usare, molto utile in molti siti. Questa è la lastra all'inizio, preoperatorio. Dopo 2 mesi, postoperatorio. 4 mesi, 6 mesi e adesso 13 mesi. Potete vedere come l'innesto si ritiene nel sito molto bene e non si riassorbe troppo in fretta per la regenerazione. E potete vedere come radiograficamente l'immagine continua a migliorare. Un altro caso. Questo è un uomo di 39 anni, una tasca di 7 mm sul 14. Radiograficamente questo è il difetto che abbiamo. Sembrerebbe un difetto due pareti. Questo caso ho utilizzato un lembo minimamente invasivo. Apicalmente 3 pareti, coronalmente aveva 2 pareti residue. Queste concavità mesiali qualche volta possono rendere l'adattamento di una membrana molto complicato. Con Ethos non c'è questo problema, perché non devi usare una membrana. Quindi, come vi ho fatto vedere prima, mettiamo l'innesto di Ethos, lo lasciamo asciugare 5-6 minuti e poi suturiamo. E questo è il paziente a 1 settimana. Questa è una cosa che vedo continuamente, la guarigione dei tessuti molli a 1 settimana, 2 settimane è bellissima. E i tessuti sembrano essere molto ben supportati dall'innesto. E dopo 4 settimane, un sondaggio molto delicato fa vedere un 3 mm di sondaggio. Questo è preoperatorio, immediatamente postoperatorio. E a 8 settimane post-operatorio, 18 settimane post-operatorio. Si continua a vedere come l'innesto continua a migliorare nel tempo. Questo è il quinto caso. Un uomo di 51 anni, un fumatore. Questo è Peter, scusami, abbiamo perso il suono. Potresti tornare indietro di qualche slide? Certo. Scusatemi. Ho qualche problema di audio. Quindi torniamo un attimo indietro a questo caso. Abbiamo fatto un minimamente invasivo con un Modified Papilla Preservation Flap. Avevamo 3 pareti coronalmente, 3 pareti apicalmente e coronalmente due. Con Ethos è molto facile il protocollo perché non c'è bisogno di membrane. Lasciamo asciugare Ethos 5-6 minuti, chiudiamo. E dopo 1 settimana la perfetta guarigione dei tessuti. Questo ho visto spesso una guarigione dei tessuti di questo tipo, con Ethos, ottima guarigione dei tessuti, 3 mm di sondaggio alla fine, questo è il preoperatorio, col difetto immediatamente post-operatorio, a 8 settimane post-operatorio e 18 settimane, diciamo 2 mesi post-operatorio.
Una bella immagine alla lastra predicibile. In questo caso è un contributo da un grande amico mio, un collega periodontista, che utilizza molto ethos nella sua pratica. Questo è un suo caso di un uomo di 51 anni, fumatore, e la radice mesiale al 36 aveva un 10 mm di sondaggio. Dopo aver pulito molto bene, è stato applicato ethos, chiuso il lembo, e questo è il risultato che lei ha avuto. Vedete il difetto all'inizio e qui a 8 mesi post-operatorio. È bello vedere come anche gli altri, utilizzando ethos, hanno questi risultati. Questo è l'ultimo caso che vi faccio vedere. Un uomo di 56 anni con una lesione endoperio sul 12. Non è un caso tipico perché lui aveva una parodontite cronica, però aveva anche un endoperio lesione sul 12. Quindi all'inizio aveva un 13 mm di sondaggio distale e un grado 2 di mobilità. Quindi non era un grande candidato per una rigenerazione chirurgica. Sarebbe stato più predicibile estrarre il dente, ricostruire l'osso e poi mettere un impianto. Ma noi abbiamo provato a salvare il dente, quindi abbiamo fatto una terapia canalare e dopo la terapia canalare non c'è stato un grande cambiamento radiograficamente. Vedete come c'è una radiotrasparenza intorno al dente. Quindi ho levato un lembo un po' più grande questa volta e questo è quello che abbiamo trovato dopo la pulizia. Si può vedere quanto è importante la distruzione. E forse non è il momento migliore per testare questo materiale rigenerativo, ma l'abbiamo utilizzato col protocollo normale, l'abbiamo lasciato asciugare, abbiamo chiuso e l'abbiamo lasciato guarire per un periodo un po' più lungo. E dopo più di un anno, 14 mesi, sì, abbiamo avuto un pochettino di collasso dei tessuti, ma non c'era più mobilità e un 3 mm di sondaggio. Quindi, nel complesso, un ottimo risultato. Radiograficamente, questo era baseline e a 14 mesi post-operatorio. È molto bello vedere come si è rigenerato bene l'osso, anche se, ripeto, non è il caso migliore per provare, probabilmente siamo stati anche fortunati, perché non rientra proprio come caso nel protocollo, ma ha funzionato bene. Quindi, come conclusione, ethos è un materiale molto predicibile per la crescita dell'osso. Io costantemente ho degli ottimi risultati, quindi è predicibile, e i risultati sono riproducibili nei miei pazienti. Perché non è necessario utilizzare una membrana in collagene, quindi è più veloce surgicalmente chirurgicamente da utilizzare. I lembi sono più piccoli, la risposta ai tessuti è ottima grazie al solfato di calcio. Non ci sono problemi a livello etico o religioso perché è un materiale sintetico. Non ci sono rischi immunologici e sicuramente costa meno che utilizzare anche una membrana al di sopra dell'innesto. Ci sono ancora delle domande a cui vorrei rispondere, per esempio questo osso che noi assumiamo è osso rigenerato, dura nel tempo? Dottor Ferben, risponde molto bene a questa domanda, dice che l'osso si mantiene anche nel tempo, l'osso rigenerato. Il più lungo follow-up che ho io è a 2 anni, quindi, ed è di questo caso. In questo caso c'era un difetto molto grosso,
al secondo premolare in alto a destra, e dopo la rigenerazione con Eitos con il solito protocollo, adesso è quello che abbiamo a 9 mesi, abbiamo un'ottima rigenerazione. E il controllo a 2 anni, l'ultimo che ho fatto, indica che la rigenerazione è ancora lì e sembra che si mantenga nel tempo, ma sarebbe interessante vedere cosa succede dopo 5-10 anni. E la seconda domanda? Questa è una vera rigenerazione. Io personalmente penso che non si possa rispondere a questa domanda sui difetti che noi curiamo tutti i giorni. Perché rigenerando dei denti che comunque sono persi e poi fare l'istologia non ti dà un'idea di cosa veramente il materiale può fare. Quindi per me questo è tutto, vi ringrazio molto per avermi ascoltato. Spero che quello che vi ho fatto vedere possa esservi di aiuto. C'è ancora un po' di tempo per qualche domanda. Se volete chiedermele, lascio la mia email personale. E Peter, se hai delle domande. Sì, abbiamo delle domande, dottor Regnew. Se qualcun altro vuole chiedere domande, potete utilizzare il question box sul menu. Iniziamo con una domanda sull'ultimo caso, quel dente numero 12. Hai curettato o come hai pulito i tessuti periapicali in quel caso? Sì, ho pulito bene, meglio che potevo. Questo soprattutto anche per controllare il sanguinamento. Non abbiamo avuto problemi, non ci preoccupavamo per il dente perché era già devitalizzato, quindi abbiamo pulito bene, perché pulire è molto importante. E se ancora il sanguinamento c'è, il sanguinamento potrebbe lavare via l'innesto. Quindi sì, in tutti i difetti io pulisco benissimo prima di innestare. Tratti la superficie della radice, un tema molto controverso. Come pulisci la superficie della radice? Oppure preferisci non pulirla troppo perché pensi che ci siano cellule progenitrici? Io faccio una pulizia meccanica, ma hai ragione, non pulirei troppo la superficie della radice. Quello che facciamo è utilizzare delle curette molto affilate, mini curette molto affilate, e gentilmente, delicatamente togliamo lo smear layer della radice e sappiamo che forse non c'è una differenza se condizioni la radice prima dell'innesto, a meno che il materiale che metti non condizioni la radice. In questo caso non l'ho fatto. Quando utilizzo Ethos spesso non preparo. Non preparo la radice chimicamente. Anche importante il design del lembo, perché spesso i lembi con incisioni verticali non sono così favorevoli. Infatti sono d'accordo anch'io. All'inizio pensavo di dover esporre tutto il difetto per asciugare bene, ma adesso faccio un incremento graduale e man mano che si indurisce Ethos aggiungo materiale. Io sto iniziando a utilizzare più Perio ed è fantastico come si salvano i denti. Adesso ti lascio a Peter che ha altre domande. Sì, dottor Fairbairn, per favore rimani con noi in questo momento per quest'ultima domanda.
Hai delle esperienze con degli impianti o solo in perio? Sì, certo, ho un'esperienza, ho iniziato con gli impianti a utilizzare ETHOS. Ho iniziato proprio a utilizzarlo con l'indicazione del dottor Ferber e lo utilizzavo molto quando posizionavo gli impianti immediati e avevo costantemente ottimi risultati ed è per questo che poi ho pensato di utilizzarlo nei difetti intraossei. Un'altra domanda sul tuo design del lembo. Qualche tuo lembo è molto piccolo, quindi come fai a chiudere per intenzione primaria? Non è un problema perché non mettiamo mai troppo innesto, ma appena appena fino al più alto livello della parete più alta, dove c'è l'inizio del difetto. Ma comunque prima di chiudere, puoi un pochettino fare scorrere il lembo, anche se è piccolo. Un pochettino lo puoi, liberandolo un po' dal periosteo. Ma comunque il concetto è il fatto che se tu non metti troppo innesto, si chiude bene comunque. Se metti troppo materiale, certo non si chiuderà bene. Un'area che trovo molto interessante è la papilla. Ho pensando a una tecnica per preservare la papilla in modo da tunnelizzare il materiale all'interno e credo che sarebbe più stabile a lungo termine, perché la chiave nella chirurgia è la guarigione dei tessuti molli. C'è tanto da imparare, sono d'accordo. Bene, è molto importante preservare il tessuto interprossimale. Abbiamo il lembo della papilla modificata e semplificata, dove la papilla viene posizionata labialmente o lingualmente. Recentemente ho fatto dei casi in cui i denti erano così mobili e instabili e ho salvato sempre più denti. Certo, dipende tanto dalla risposta del paziente e noi possiamo fare il nostro meglio per cambiare le loro abitudini, ma chiaramente poi loro ci devono mettere del loro per smettere di fumare, per pulire bene. Ecco un'altra domanda che abbiamo, Peter. Vedi una differenza nel livello di successo in pazienti magari che hanno diabete o che fumano tanto? Al momento no, non vedo una differenza significativa, perché i pazienti che hanno diabete, come regola, cerco di non fare terapie molto complicate, se il diabete non è sotto controllo, perché chiaramente qualsiasi chirurgia sarebbe influenzata da questo problema. Quindi di solito tratto persone che sono ovviamente sotto controllo, che hanno un'igiene ottima. Quindi il fumo, per esempio, sì. Dicono che influenza il risultato, ma io non ho ancora visto un problema ancora. Forse perché non ho trattato ancora così tanti pazienti con difetti intraossei con ETHOS al momento. Un'altra domanda, dottor Regno? Che tipo di gel hai messo sopra la sutura quando hai usato quel Blue M? E che sutura era? E questo anche ha importanza? Sì, quello è un Blue M Gel. È solo un gel che rilascia ossigeno e migliora la guarigione. Preferisco monofilamenti, nylon, PTFE, PTFE.
che sono molto gentili sul lembo. Abbiamo molte persone che hanno chiesto una domanda simile. Cercherò di riassumerle in una domanda. Diciamo, con denti mobili, hai bisogno di splintarli per aumentare o devi toglierli dall'occlusione? Per denti mobili li splinto, sì. Cerco di immobilizzarli perché questo influenzerebbe la guarigione dell'osso. Quindi prima della chirurgia lo faccio. Ma qualche volta questi splintaggi si tolgono durante il processo, vengono via. Anche se do istruzioni al paziente di non mordere troppo cose dure, però. Quindi qualche volta devo rifarli, qualche volta. Però la domanda è sì, li splinto. Ma non li tolgo dall'occlusione. Perché non penso che quello influenzerebbe tanto il risultato. Io guardo se ci sono delle parafunzioni. Qualche volta ho splintato, qualche volta no, e non ha fatto una grande differenza. Abbiamo visto degli studi in ortopedia fatti sui conigli, mentre in realtà saltavano in giro, quindi in realtà utilizzavano come in funzione era l'osso e ha funzionato bene. Quindi, come qualsiasi cosa in odontoiatria, stiamo sempre imparando. Ma io direi che è meglio splintare. Ma dopo averne fatte un bel numero senza splintare, ho visto che comunque si rigenerano. Anche magari in modo più stabile. Anche pulire la radice aiuta molto. Quindi è un po' un aspetto multifattoriale. Ma è bello vedere tutto il vostro lavoro. Faremo un'ultima domanda. Vi manderemo una risposta alle domande che non riusciamo a rispondere nei prossimi giorni. Quest'ultima domanda possiamo rigenerare verticalmente un difetto con Ethos? Beh, è una domanda molto interessante. Un po' difficile rispondere. Di solito nei difetti parodontali il difetto si rigenera fino a livello della più alta parete ossea, quindi si vede che comunque se tu cerchi di rigenerare più di quello è un po' impredicibile tra dente e dente. Ma non ci sono evidenze conclusive di come funziona, quindi vi posso dire che non è predicibile, puoi provare. Qualche volta sicuramente guarisce a livello della più alta parete ossea, di più non sempre. Bene. Grazie molto, dottor Regno, per la tua presentazione, grazie per essere stato con noi dalla Malesia. E grazie a tutti voi. Se qualcuno ha altre domande, potete scrivere un'email al dottor Regno. Grazie a tutti.